buonasera a tutti ragazzi, qua in diretta dal Curi. È appena finita la partita Pisa, Perugia-Pisa, dove il Pisa ha vinto per 3-1. Una partita veramente, insomma, un primo tempo dove il Pisa ha dominato fondamentalmente per tutto il tempo. Abbiamo avuto anche sfortuna prendendo un palo con gli Ozzi. Dominato la partita, quindi direi che Liozzi ha preso un palo e poi ci sono Tramoni che purtroppo ha mancato la rete. Quindi siamo rientrati in campo forse un po' sotto gol. Il Perugia fondamentalmente è sceso in campo con forse più grinta, anche facendo i cambi, e quindi un Perugia un po' più propositivo. Noi siamo stati forse un po' troppo indietro e abbiamo subito forse troppo, ecco, per 30 minuti il Perugia, ma dopo che c'è stato il pareggio il Pisa fondamentalmente è andato in gol con un rigore meritatissimo, perché il rigore c'era, e quindi siamo andati di nuovo sul 2-1. Dopodiché c'è stato il gol di Touré che ha siglato la vittoria per il Pisa sul 3-1. E niente, che dire più? D'Angelo che ha ritrovato la quadra, a questa squadra ha fatto ritrovare la quadra soprattutto nel primo tempo, quindi i giocatori hanno corso tanto, e forse nel secondo tempo, ripeto, c'è stato un pochettino troppo, siamo stati un po' troppo sulla difensiva, ma fondamentalmente il Perugia ha trovato il gol del pareggio, ripeto, abbiamo trovato il rigore e poi il gol di Touré che ha siglato la vittoria del Pisa qui al Curi. Bene, io direi così per questo video, pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e io vi rimando a domani, o meglio a lunedì, per la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. Grazie, qua in diretta dal Curi di Perugia.